Per realizzare i lavori sul lungomare di San Girolamo ci abbiamo messo tanto tempo, troppo tempo, per la progettazione, per reperire le risorse, per le autorizzazioni, l'autorizzazione paesaggistica, valutazione di impatto ambientale, la caratterizzazione dei ciottoli, della sabbia e poi la gara d'appalto, i contenziosi. Tanto tempo per l'esecuzione dei lavori che non sono ancora terminati, le perizie di variante in corso d'opera con la sospensione dei lavori, tanti soldi dei cittadini baresi che sono stati spesi in questi anni. E poi arrivano tre ragazzi, grandi, quasi maggiorenni, e decidono di spaccare tutto. E uno si chiede perché? Ma perché? Perché? Io, insieme ad altri sindaci del nostro paese, abbiamo presentato una proposta di legge per introdurre l'ora di educazione alla cittadinanza, per insegnare ai ragazzi nella scuola il rispetto delle regole della convivenza civile, il rispetto dei beni comuni. Queste immagini sono state trasmesse alla polizia, questi ragazzi passeranno sicuramente i guai. Ma sono sicuro che non basteranno le denunce, non basteranno le immagini delle telecamere che stiamo montando sul lungomare. Se non impariamo ad amare la nostra città, non andremo da nessuna parte.